Ok, riassumiamo brevemente ciò che abbiamo visto la volta scorsa, per chi non c'era e anche per chi c'era ce lo ricordiamo. Abbiamo detto alcune cose importanti. Ogni cristiano è chiamato a vivere una vita di fede. Dillo alla persona di fianco a te. Sei chiamato a vivere una vita di fede. Se sei diventato cristiano, sei diventato cristiano per vivere nella fede, non per vivere nell'incredulità, non per vivere con la tua testa, non per vivere con le tue forze o con le tue capacità, ma per vivere per fede. E vivere per fede significa vivere facendo affidamento sulla forza di Dio, sui progetti di Dio, sulle idee di Dio, sui piani di Dio. La vita di fede è una vita di estrema obbedienza. Dillo a te stesso, estrema obbedienza. Estrema obbedienza. Non parziale, non totale, estrema. In condizioni che superano le nostre capacità, le nostre abilità, la nostra sopportazione, perché se siamo in situazioni dove bastiamo noi, la fede non serve a niente. A noi ci serve la fede dove noi non possiamo fare nulla, giusto? È lì che ci serve la fede. Vivere per fede significa essere disposti a veder morire qualcosa di terreno per veder vivere qualcosa di celeste in questa terra o in quella che viene, ma soprattutto in quella che viene. Ovvero, ogni volta che Dio ci chiede qualcosa, quell'atto di ubbidienza che lui richiede provoca in noi una morte di un qualche tipo. La fede è ubbidire nell'impossibile. Se non ti muovi nel regno dell'impossibile, abbiamo visto questo, se non ti muovi nel regno dell'impossibile, è impossibile piacere a Dio. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. E la fede è muoversi nell'impossibile. Quindi se non ti muovi nell'impossibile, è impossibile piacere a Dio. La fede in Dio passa dallo scoprire che Dio è l'unica fonte della tua provvidenza. E Lui premia quelli che lo cercano. Se tu hai fede in Dio, se tu sei nel bisogno e ti appelli a Dio perché Lui risponde ai tuoi bisogni, Lui ti darà la ricompensa. Perché Lui premia, Lui è il rimuneratore. C'è una rivelazione nel vivere per fede, una rivelazione di Dio. Noi non viviamo per fede, non dobbiamo vivere per fede per fare i supereroi. Dio non ha bisogno di supereroi. Noi abbiamo bisogno di vivere per fede, per conoscere Dio. E non possiamo conoscerlo senza la fede. Quando noi entriamo in situazioni in cui è necessaria la fede, Dio può rivelarci di più chi Lui è. Questo è il punto per cui dobbiamo vivere per fede. C'è più. La maturità cristiana, cos'è che differenzia l'essere immaturi dall'essere maturi? Semplicemente una cosa, quanto hai conosciuto Dio. Perché in base a quanto l'hai conosciuto, anche tu sei cambiato. E anche tu hai vissuto, hai agito in un modo diverso. Dio ha generato in te la fede, Dio la renderà perfetta. E come farà? Abbiamo detto, attraverso, come fa Dio a rendere perfetta la tua fede? Attraverso le prove, le sfide, i test, le correzioni. La possibilità, ti offre la possibilità di morire a te stesso per vivere a Lui. Ok, quindi ricapitolo brevemente il processo di generazione e crescita della fede. Come fa Dio a generare in te la fede? Primo, se te le vuoi scrivere, così ce l'hai poi davanti alla tua vita ogni giorno. Come fa Dio a generare in te la fede? Non parliamo solo della fede per la salvezza, ma parliamo della fede quotidiana, della fede che ti fa vivere in determinate situazioni. Prima di tutto, numero uno, Dio ti fa una promessa. Come fa a generare in te la fede? Dio ti dà una parola, perché la fede viene dall'udire. Quindi Dio ti fa una promessa. Questa promessa può arrivare attraverso la parola di Dio in un determinato momento che ti si illumina, attraverso una parola profetica, attraverso una rivelazione tua personale, attraverso una coscienza che tu sai che ce la farai in quella situazione. Quindi, uno, Dio ti fa una promessa. Quello ti genera la fede. Dal momento in cui la fede è generata, Dio la deve rendere perfetta.
Quindi, passo numero due, ti chiede un atto di obbedienza. Ok? Hai la fede? Ok, allora muoviti, muoviti. E quindi Dio ti dice, io te l'ho promesso, vai. Ecco, qui entrano i problemi. Perché poi il passo successivo è che tu ti devi assicurare che Dio ti ha parlato. Ok? Devi essere sicuro che Dio ti ha parlato. Ti assicuri che Dio ti ha parlato. Poi lo vedremo con gli esempi di oggi. Dopo che ti sei assicurato, credi. Dopo che credi, preghi. E dopo che preghi, agisci. Ok? Quarto punto. Quel tuo agire porta ad una morte interiore. Perché nel momento in cui ti muovi in ubbidienza, per fede, in una cosa che ancora non vedi, tu stai morendo interiormente. Quando tu ti muovi nel coraggio e fai quel passo, esci fuori da dove sei tranquillo, quello è già una morte. Il fatto che sei uscito da una zona tranquilla e ti sei messo in una zona di rischio, ti sei sforzato, che cos'è morta? Potrebbe essere morta in te la paura, potrebbe essere morta in te l'incredulità, potrebbe essere morta in te l'idea di preservare te stesso, potrebbe essere morta in te la reputazione. Ok? Fai qualcosa che ti fa mettere in gioco la faccia, oppure una rinuncia, una morte nei soldi, una morte nella salute, una morte in qualunque cosa dove Dio ti chiede di esporti. E dopo che tu ti sei esposto, che è arrivata una morte interiore, perseveri, perché la perseveranza, tu perseveri fino a quando non erediti la promessa, e quindi vinci. E dopo che hai vinto, che cosa succede? Dio ti mette subito davanti una prova più alta. Ecco, ti mette una prova davanti più alta, con una nuova promessa, con un nuovo percorso, con un nuovo atto di obbedienza. È chiaro il percorso di come Dio genera la fede, la rende perfetta, ci dà una promessa, ci richiede un atto di obbedienza, noi crediamo che Dio che ci parla, lo testiamo, lo proviamo, lo agiamo, quell'agire provoca una morte e nella morte, mentre stai morendo, devi perseverare in quella morte fino a quando non ottieni la vittoria, che è la potenza di resurrezione. Amen? E così Dio può passare ad un livello successivo. Quindi torniamo alla nostra storia. Allora, abbiamo visto che Abramo per fede esce da Ur dei Caldei, per fede va nella terra promessa e ci soggiorna senza prenderla. Quello era un atto di fede, no? Quindi giorno per giorno lui camminava nella terra promessa senza prenderne il possesso. Poi viene portato in Egitto, poi viene riportato indietro. Il livello successivo... Oggi parliamo del livello successivo della fede di Abramo. Il livello successivo della fede di Abramo qual è? Il sacrificio di Isacco. Quindi Abramo, dopo aver lasciato suo padre, il suo parentato, e dopo aver soggiornato nella terra promessa senza prenderne possesso, dopo aver superato la carestia, dopo aver detto che la moglie era sorella, eccetera eccetera, Abramo riceve una sfida ancora più alta: sacrificare suo figlio. Cosa era Isacco per Abramo? Cosa era Isacco per Abramo? Prima di tutto era suo figlio. Questo era prima di tutto Isacco. E che cos'è un figlio? È ciò che un uomo ha di più importante al mondo. Parlo per esperienza personale. Non c'è niente più importante di tuo figlio. E questa è una cosa che non è... È una cosa che è naturale, è così, non riesci a spiegarla, non c'è un teorema che spiega questa cosa. È così, viene generato in te un amore per tuo figlio e il tuo figlio diventa la cosa più importante che hai. È Dio che ha creato le cose in questo modo. E Dio chiede questo sacrificio ad Abramo. Allora, Isacco chi era? Isacco non era il primogenito di Abramo, ok? Sono andato un po' a studiare la storia di Abramo. E Abramo ha un figlio prima di Isacco, lo sappiamo, chi è?
Ismaele. Ismaele era il primogenito di Abramo. Abramo aveva avuto già la gioia di un figlio. Pensate, Abramo ha passato tanti anni senza avere figli, no? Poi a un certo punto Dio fa la promessa ad Abramo e gli dice: tu avrai una discendenza. E cosa succede? Sara dice: non stanno arrivando sti figli, magari Dio ci darà un figlio, Dio mi darà un figlio, dice Sara, attraverso Agar. E quindi manda il marito con Agar, ok? E Agar resta incinta. Poi Ismaele diventa proprietà di Abramo, no? Della famiglia di Abramo. Poi sapete, c'era l'usanza che se la donna partoriva sulle cosce di un'altra, il bambino diventava di proprietà, no? Della padrona, fondamentalmente, perché era una serva, Agar. Quindi che cosa succede? Che prima questa famiglia non aveva figli, Abramo non aveva figli. Abramo, per quanto ne sapeva, poteva anche essere sterile. Cioè, chi lo diceva? Loro sapevano che Sara era sterile, ma chi lo diceva che Abramo stava bene? Non si sapeva, no? Ovviamente, non è che c'erano tutti i controlli come oggi. Comunque, sta di fatto che nasce Ismaele. E Ismaele vive per tanto tempo senza che arrivi Isacco. Ok? Cresce Ismaele. E Abramo, per quanto ne sapeva, per quanto poteva capire lui, per quanto poteva immaginare, poteva tranquillamente benissimo essere che la promessa di Dio si era compiuta in Ismaele. Ok? È vero, c'era qualcosa di strano, c'era qualcosa che non tornava, perché la moglie si era incattivita, litigava con Agar, non è che ci fosse proprio pace in casa, però sta di fatto che lui adesso una discendenza ce l'aveva, prima non ce l'aveva. Tanto è vero che quando Dio si manifesta di nuovo ad Abramo, Abramo gli dice una cosa, andiamo a leggere Genesi 17, dal versetto 15 leggiamo. Dio disse ad Abramo: quando Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai, il suo nome sarà invece Sara. Io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio, la benedirò e diventerà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si postrò con la faccia a terra, rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni? E Sara partorirà ora che ha 90 anni. Abramo disse a Dio: oh, possa almeno Ismaele vivere davanti a te. Questo dice Abramo a Dio. Cioè, Abramo probabilmente, forse nella sua testa, era entrato anche nella concezione che tranquillamente la sua progenie era Ismaele. Quindi quando Dio gli dice: ti benedirò, ti farò nazioni, lui dice: possa Ismaele vivere davanti a te, no? Neanche considera che Dio stava dicendo: io ti darò un figlio per Sara. Ride in cuor suo, no? Abramo è il primo a ridere. Allora dice, Dio rispose: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito, ecco, io l'ho benedetto e farò in modo che si moltiplichi e si accresca straordinariamente. Sappiamo una cosa, che Ismaele era stato benedetto da Dio. Uno. E due, il nome Ismaele gliel'aveva dato Dio. Ha detto: si chiamerà Ismaele. Quindi c'era una qualche lezione su Ismaele. Quindi quando Abramo vede Ismaele, Ismaele è nato. Già è una cosa. Due, Dio l'ha chiamato per nome. Tre, lo ha benedetto. Quattro, per tanti anni non ha avuto altri figli. Per Abramo Ismaele era la promessa. Quando Dio gli rinnova la promessa, gli dice: possa Ismaele vivere davanti a te, no? E Dio gli dice: no, io ti darò un figlio, si chiamerà Isacco, Ismaele l'ho benedetto, ma è un altro discorso. Dopo che cosa succede? Che Isacco viene svezzato e al momento della festa, dello svezzamento di Isacco, Ismaele ride di Isacco, quindi c'è un litigio in famiglia tra Sara, e Sara fa cacciare Agar e Ismaele, ok? Cosa succede nel cuore di Abramo? Abramo sta male per questa cosa,
Perché Ismaele era suo figlio ed era il suo primogenito. E c'era un progetto, e c'era un progetto di Dio su Ismaele. E quindi Abramo è costretto, per il bene della famiglia e anche per il bene di Dio, perché Dio gli dice lascialo andare, a rinunciare al primo figlio. Quindi lui già aveva rinunciato a un figlio. Rimane solo Isacco. Ok? Quando Isacco diventa grande, grande si può per dire, Dio gli dice vai a sacrificarlo. Ismaele non c'era più. Ok? Il primo figlio se n'era già andato, il primogenito se n'era già andato. E Abramo lo amava. Quindi il primo piano lui non l'avrebbe visto, perché Ismaele era un'altra famiglia ormai. Si sposa un'egiziana, comincia la sua tribù. Restava solo Isacco. Isacco era l'unico figlio che lui aveva ormai, era la promessa, era l'eredità, era colui che doveva raccogliere la sua eredità spirituale. E Dio gli dice, prendi Isacco e vai a sacrificarlo. Ok? Isacco era il patto con Dio, era la promessa, era la discendenza spirituale. L'unico erede della casa di Abramo, non c'era un piano B. Abramo doveva mettere sull'altare amore, promesse, sogni, rapporti per un'obbedienza cieca, estrema, e mettersi volontariamente in una situazione dove per l'uomo sarebbe stato impossibile fare qualunque cosa. Ok? Abramo va a uccidere Isacco, consapevole che lui non avrebbe potuto fare più niente per salvarlo. Una volta che Isacco era morto e solo Dio poteva risuscitarlo. E infatti la parola di Dio ci dice in Ebrei che lui lo sacrificò perché aveva fede che Dio lo poteva risuscitare. Cioè questa era la fede di Abramo, non una piccola fede. Era una fede enorme. Perché lui si andava a mettere volontariamente in una situazione dove non poteva fare più nulla. E non solo non poteva fare più nulla, ma lui sarebbe stato l'omicida di suo figlio. Questa è la grande, enorme fede di Abramo, il padre della fede, che però, per arrivare a quel livello di fede, aveva prima lasciato il padre e tutta la famiglia. Poi era andato in una terra che non doveva prendere. Poi aveva avuto un altro figlio e lo aveva cacciato. E poi è arrivato alla fede di Isacco. Il dolore che questo uomo ha passato è immenso. Immenso. Poi vedremo come tutto questo si ripercuote e si riflette in Gesù. Gesù è chiamato l'uomo di dolori. L'uomo di dolori. Non c'è un uomo più grande di Gesù, è un uomo che ha subito più dolore di quello che ha subito Gesù. E qual è la cosa bella di tutto questo? È che c'è la resurrezione. Quindi poi quando Dio vede la fede di Abramo dice non c'è più bisogno, non c'è più bisogno, io provvedo il sacrificio. Amen? E quindi Dio si manifesta, si fa conoscere ad Abramo come Yahweh Jireh, colui che provvede. Amen? Quindi nella fede lui, Abramo ha una nuova rivelazione di Dio. Dillo, nella fede io posso avere una nuova rivelazione di Dio. Beh? Adesso vorrei prendere un'altra storia che Ebrei 11 ci propone. Ed è la storia di Gedeone. La storia di Gedeone è narrata in Giudici 6. La storia di Gedeone è una storia bellissima e molto edificante, e ci insegna tantissimo riguardo alla fede. Il contesto qual è? Israele si era allontanato da Dio e per questo Dio lo castigava mandando delle incursioni, le incursioni, le razzie da parte di Madian. E queste incursioni avevano portato una grande povertà nel popolo, ok? C'era una grande povertà in Israele, c'era fame, giusto?
Ma i figli di Israele fecero dal verso 1, Giudici 6 dal verso 1, ma i figli di Israele fecero cieco e male agli occhi del Signore. Il Signore gli diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele, e per la paura dei Madianiti i figli di Israele si fecero quelle grotte che sono nei monti, delle caverne dei forti. Quindi c'era nel popolo di Israele tanta paura, al punto che non abitavano neanche nelle loro case, abitavano nelle caverne. Pensa che cosa significa ogni giorno che tu vai a lavorare e poi arriva qualcuno e ti ruba tutto quello che hai fatto. Ok? Ti puoi medesimare in questa situazione? Sì, perché stiamo vivendo così in Italia. Ogni giorno ti inventano una nuova tassa, è uguale, è la stessa cosa. Solo che lì era peggio, perché erano arrivati al punto che era meglio non avere una casa, se no gli ci mettevano l'IMU sopra. No, andavano, gliela razziavano, no? Gliela portavano. Però guardate che più o meno siamo a questi livelli qua anche oggi. Quindi il popolo era pieno di paura e senza una lira, senza un euro, senza uno shekel, lì ci sono gli shekel. Che cosa succede? Dio manda un profeta a Israele per dirgli che doveva ravvedersi, ok? Quindi questa è la prima cosa che Dio fa, manda un profeta. Poi appare a Gedeone e gli fa una promessa. Andiamo a leggere versetto 14, anzi no, scusate, versetto 12. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone in quel momento era nascosto, che stava trebbiando il grano per la paura che glielo portassero via. Quindi era una situazione di paura, non certo di coraggio. Però Dio conosceva il cuore di Gedeone e dice, lo chiama uomo forte e valoroso. E Gedeone subito si lamenta dicendo: ahimè mio signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri hanno narrate dicendo: il Signore non ci ha forse fatto uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dato nelle mani di Madian. E Dio, come se lui non avesse parlato, allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? E gli rispose: ah Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Quindi l'angelo del Signore appare a Gedeone e gli fa una promessa, gli dice: io salverò Israele tramite di te, per le tue mani. Quindi abbiamo visto, no? Il percorso in cui Dio genera la fede e la rende perfetta. Dio genera la fede in Gedeone, gli dice: tu ce la puoi fare, tu sei un uomo forte e valoroso, io sarò con te, tu libererai Madian dalle mani, libererai Israele dalle mani di Madian. E Gedeone all'inizio non è proprio convinto di tutto quello che sta dicendo l'angelo dell'Eterno. E cosa fa allora Gedeone? Gedeone chiede un segno, ok? E leggiamo il segno che Gedeone chiede. Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare di qui prima che io torni da te, ti porti la mia offerta e te la metta davanti. Il Signore disse: aspetterò finché tu ritorni. Qual era il segno di Gedeone? Qual era il segno di Gedeone? No, non il bello. Questo segno, io sto parlando di questo segno. Che cosa dice? Qual era il segno? Cosa dice all'angelo dell'Eterno? Aspettami qua, io vado a prendere un'offerta. Ma guardate che questo è particolare. Cioè, Gedeone dice, Dio, fondamentalmente, Dio, se sei veramente tu, io andrò, prenderò tutta la mia adorazione e te la porterò. E se sei veramente tu, la accetterai. Questo che fa Gedeone, dice: io vado a prendere un'offerta e te la porterò davanti. Pensiamo a noi oggi, se ci trovassimo in un momento difficile, no? E Dio ti chiede una cosa complicata, allora tu gli chiedi un segno e dici:
Signore, se sei veramente tu che mi stai parlando, adesso io ti adorerò e tu riempi questo luogo con la tua presenza, fino a traboccare. Riempi questa stanza del tuo spirito, della tua gloria. Più o meno è questo il segno che Gedeone ha chiesto. Okay? E c'è scritto, allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un effa di farina fece delle focacce e azime, mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse, prendi la carne e le focacce e azime, mettile su questa roccia e versaci il brodo. Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime, e dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Incredibile, Gedeone aveva portato un pasto. Questo pasto era offerta, questo pasto era cibo. Io non lo so che cosa passava nella testa di Gedeone, però sta di fatto che questa cosa era un'offerta. Lui avrebbe potuto mangiare con Dio, avrebbe potuto vedere che cosa succedeva. Magari mia moglie dice che il segno per Gedeone sarebbe stato il fatto che lui l'avrebbe bruciato come consumava un olocausto, no? Io non lo so che cosa passava nella testa di Gedeone, però una cosa so, che il suo gesto era un gesto di adorazione. Era un gesto di adorazione. E Dio brucia il suo sacrificio di adorazione e gli dice, praticamente in quello che succede di così straordinario, io ho gradito la tua adorazione. Guarda qual è la reazione di Gedeone. Allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse, misero me Signore mio Dio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. E il Signore gli disse, stai in pace, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Yahweh Shalom, Signore pace, l'Eterno è la mia pace. Quindi Gedeone ha un incontro con Dio in una dimensione di fede e scopre un'identità di Dio e costruisce un altare che è Yahweh Shalom, il Signore è la mia pace. Gedeone vanta Dio con un cuore di adoratore e il risultato dell'incontro che ha con Dio è quello di costruire un altare. Benissimo, quindi c'è stato un incontro con Dio, c'è stata una promessa. Quella stessa notte Dio gli parla e gli dice, prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino. Quindi Dio gli ha fatto la promessa e adesso gli chiede un atto di obbedienza. Ok? Gli dice a Gedeone, tu devi mettere in azione adesso la tua fede. Gli chiede un atto di obbedienza e Gedeone questo atto lo fa. Lo fa non pienissimo di coraggio, lo fa nella notte, però lo fa. Chiama 10 persone dei suoi servitori e abbatte e distrugge l'idolo di suo padre. Perché Gedeone aveva paura? Perché Gedeone aveva paura? Risposta? Era suo padre. Perché era suo padre, sì, ma cosa succede dopo che lui distrugge l'idolo? Lo volevano ammazzare. Per questo aveva paura. Magari il discorso con suo padre lo poteva risolvere, no? Suo padre lo difende. Infatti suo padre poi dopo lo difende, dice, difenderà Baal la sua causa, chiunque vuole toccare Gedeone sarà messo a morte prima di domani, ok? Quindi il padre difende Gedeone, il problema non era il padre, il problema erano tutti gli altri in Israele che lo volevano secco a Gedeone. Quindi quando Dio gli chiede di abbattere l'idolo non gli sta chiedendo una cosa piccola, gli sta chiedendo una cosa grande che però era il primo passo. E Gedeone, facendo quel passo, mette a repentaglio la sua vita. In quel momento decide di agire e lui sta decidendo di morire. Lui sta dicendo, come vada vada io ubbidirò al Signore, sta decidendo, provoca una morte. Quell'ubbidienza provoca una morte. Però Dio lo difende e da quella morte interiore lui esce vittorioso. Perché
Dio sta combattendo con lui e quindi gli viene una fede per qualcosa di più grande. E da quella fede per qualcosa di più grande che lui prenderà la forza per guidare Israele alla libertà. Ok? E infatti, cosa c'è scritto al verso 34? Lo Spirito del Signore si impossessò di Gedeone, il quale suonò la tromba, e gli Abiezeriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò anche dei messaggeri in tutto Manasse, invitandolo a seguirlo. Mandò dei messaggeri nelle tribù di Asher, di Zabulon e di Neftali, e anche questi salirono a incontrarli. Quindi il primo test era stato passato, la fede era stata messa in azione, riceve forza per chiamare l'esercito. Lui prima quella forza, quel coraggio non ce l'aveva, ma nel momento in cui lui aveva messo la sua vita in una posizione dove poteva morire, non aveva più, ormai non aveva più niente da perdere, aveva il coraggio per morire. Ormai lui nella sua testa era già morto, quindi non c'era più niente che lo poteva fermare, e quindi era pronto a chiamare altri a morire con lui. Perché c'è scritto che tutti i popoli dell'Oriente si radunarono davanti a Gedeone. Dopo andremo più avanti e ci sarà, di questi popoli ce n'era un sottoinsieme, un popolo, solo uno di questi popoli erano 120.000. Okay? Solo uno di questi popoli. Gedeone invece chiama Israele, si presentano in 32.000, ok? Si presentano in 32.000, 32.000 contro 120 più, non lo so quanti erano gli altri, facciamo 300.000, ok? 32.000 contro 300.000 era una bella sfida di fede, e Dio invece dice no, siete troppi, in 32.000 contro 300.000 siete troppi. Manda di a tutti quelli che hanno paura di tornarsene a casa, se ne vanno via 22.000, ne rimangono 10.000. ora 10.000 contro 300.000, ci voleva fede prima, ci voleva più fede ora, e il Signore dice no, siete ancora troppi, solo quelli che leccheranno l'acqua, ne rimangono 300. Ora io vi chiedo, secondo voi, questi 300 che rimangono, come stavano? Se fossi stato te uno di quei 300, questa è sparsa. Come saresti? Secondo voi, come erano questi uomini che erano lì? Erano disposti a morire, erano delle furie, ed erano degli uomini veramente di fede. Perché che cosa prendono di tutto quello che l'esercito lascia? Tutti quelli che se ne vanno a casa, loro che cosa prendono? Prendono le trombe, non prendono artiglieria pesante, non prendono niente, prendono il pane, il formaggio, perché c'è scritto che prendono da mangiare, prendono questo e prendono le trombe. Poi sappiamo tutta la strategia di guerra. La strategia di guerra consisteva nel suonare le trombe, fine, questa era la strategia di guerra. Andiamo lì in 300 a suonare, facciamo una bella sessione di lode e adorazione e moriranno tutti i 300.000. Ah, benissimo, più facile di così si muore. Infatti, niente, loro vanno a fare la guerra e vinco, e cosa succede? Che c'è scritto che Dio rivolge la spada di uno contro l'altro, no? E poi c'è un popolo che scappa, ok? Scappano, di questi 120.000 c'è scritto ne rimangono 15.000, e Gedeone cosa fa? Con questi 300 dice, quei 15.000 sono scappati, andiamo a inseguirli. Ormai Gedeone non lo fermava più nessuno. 300 contro 15.000, non è che era contento che ne erano morti 285.000, no? Ne sono rimasti 15.000, andiamo a ammazzare quei 15.000. Come lo faremo non lo so, te porta la batteria, te porta i violini, qualcosa ci inventiamo, il Signore sa quello che sta facendo. E quindi vai a inseguire questi 15.000. Per la strada incontra due villaggi del popolo di Israele, e questi villaggi non gli vogliono dare da mangiare perché lui non ha ancora sconfitto quel re che sta inseguendo.
Sapete che cosa dice Gedeone? Non vi preoccupate, quando torno vi ammazzo a tutti. Gedeone non doveva lottare solo contro i nemici, non doveva lottare solo contro l'incredulità, doveva pure stare a discutere, a litigare con tutti quelli che erano del suo popolo. Allora il primo gli dice: non vi preoccupate, quando passo di qui vi punirò con i rovi della strada. Al secondo gli dice: quando tornerò di qui vi passerò a piedi di spada a tutti quanti. Poi va dal re, lo vince, ritorna indietro, ammazza i primi, ammazza i secondi. Come finisce la storia di Gedeone? Finisce male. In tutto questo di bello che lui aveva fatto, in tutte queste grandi prodezze che lui aveva fatto, che cosa fa? A un certo punto, di tutto il suo bottino di guerra, dice: io non voglio niente, voglio solo che mi raccogliete tutti gli anelli d'oro. Si fa dare gli anelli, li fonde e ci fa un idolo che si mette in casa, non, ci fa un effort, non era un idolo, ma diventa un idolo. E poi si prende una marea di donne. È pazzesco. Lui è passato dall'essere un piccolino, l'ultimo, ad avere la forza di combattere eserciti giganteschi, in pochi contro tantissimi, è arrivato a fare le più grandi imprese e poi a un certo punto si è fatto fregare dai soldi delle donne. Ok? La vita di Gedeone per noi è un grande insegnamento. Lui aveva un cuore di adoratore e col cuore di adoratore ha avuto la possibilità di vivere una grande vita di fede. Ma nel momento in cui il suo cuore è stato minato dai soldi e dalle donne, lui ha perso tutto quello che aveva preso, perché poi, subito dopo di lui, Israele è caduto ancora nell'idolatria, ancora da dove era stato preso. Quindi niente, abbiamo visto anche nella vita di Gedeone il processo di come Dio crea la fede, la genera e la rende perfetta. Ci fa una promessa, Dio fa una promessa a Gedeone, gli chiede un primo atto di ubbidienza, Gedeone si accerta che sia Dio che gli parli, prega, agisce, è disposto a morire e poi vede la vittoria. E Dio lo prepara per una sfida più alta.